perché praticamente si è presume che altre due facce sono arrivate per le altre due famiglie. Sicuramente arriveranno gli altri quattro fax per le altre quattro famiglie che rimangono. Allora, in questo caso cosa bisogna fare? Bisogna che ci riuniamo per prendere protezione in questo sito e con la speranza che il signor sindaco e i suoi accoliti, come promesso, ci faccia avere quello che è giusto, faccia avere una sistemazione definitiva, come si era detto. Dove andare a mangiare e dove andare a dormire, dato che loro ce la fanno andare via. Uno di noi che ha tentato pure di impiccarsi, ancora c'è la corda. Alcuni di noi hanno tentato di entrare nella palazzina che è inagibile, è posta sotto sequestro, perché non abbiamo dove andare fondamentalmente. Quando ci dirà l'albergo di andare via, noi dove andiamo? I nostri figli dove vanno a finire? Comunque, se il signor sindaco non si dichiede al più presto possibile, poi succederà qualcosa di grave, ci scapperà qualche altra volta, sotto la sua coscienza però. E i suoi accoliti parlano, e i suoi accoliti. Non abbiamo nient'altro da dire. Ciò dice che ci scazziamo tutte cose. Stasera non puoi camo qua, ma se ci non vieni dai pezzi rossi. Siete disposti a tutto per avere la sessione? Sì, a tutto! Siamo disposti a tutte cose! A tutto! Hanno appicchiato, hanno bene del cane! Devono venire qua, in via Montalvo, hanno avviato! Perché tanti cristiani si fanno i cazzi suoi, si va qui il cane, si è qua, aggiungiamo tutte le canne e le macchine! Chi copietti, chi manto, chi azzebbo, chi cazzo non riviene! Perché cazzo scappò molto! Io non sebbe sanno! Ma non è il suo comune, a tempo antichi c'era un comune, ora avevi i gabinetti. I comuni erano a tempo antichi, c'erano i comuni, ora avevi i gabinetti, non avevamo più comune.